Questo è forse il video più atteso di questa mia raccolta dedicata alla storia dell'incoronazione britannica. Il fascino che generano questi gioielli che rappresentano i simboli della sovranità è antico e immutato nel tempo. Ma oltre a corone e scettri vi sono altri tesori, forse meno famosi ma non meno affascinanti. La collezione reale comprende infatti ben 23.578 pezzi, conservati a partire dal 1661 presso la Torre di Londra, anno in cui le insegne regie vennero riforgiate dopo il periodo della guerra civile. Preparate i vostri occhi a una carrellata di abbagliante splendore. Ecco a voi i gioielli della corona che verranno utilizzati durante l'incoronazione. La corona di Sant'Edoardo. È il pezzo più importante della collezione. Prende il suo nome da Edoardo il Confessore, che per primo la indossò la notte di Natale del 1065. Un anno dopo, il suo successore, Guglielmo il Conquistatore, la utilizzò per farsi incoronare nell'abbazia di Westminster per rafforzare dinanzi al popolo la sua pretesa al trono. Secondo i monaci che seppellirono Edoardo, era desiderio del sovrano che le sue regalie venissero conservate e utilizzate per incoronare i suoi successori. Probabilmente si tratta solo di una storia inventata dai religiosi per dar lustro alla sua figura, che nel 1161 venne santificata e le cui spoglie erano conservate all'interno dell'abbazia. Ma venne effettivamente utilizzata negli anni a seguire, da Enrico III nel 1220 e da Anna Bolena nel 1533. Non si conosce l'esatto aspetto di questa corona di epoca medievale, le cui fattezze si rifacevano a loro volta alla corona ancora più antica di Alfredo il Grande. Durante la guerra civile del 1642, Oliver Cromwell diede ordine di distruggerla insieme a tutti gli altri tesori della corona, rea di essere simbolo del governo sovrano. In seguito alla restaurazione e l'incoronazione di Carlo II, le regalie, inclusa la corona, furono riforgiate. Quest'ultima pare sull'aspetto del modello originale, con una pesante base d'oro incastonata con pietre semipreziose. Tuttavia, la foggia ribassata degli archi è di gusto decisamente barocco. Si ritiene però che per la sua realizzazione sia stato effettivamente usato l'oro della corona originaria. Le due hanno infatti lo stesso identico peso e non risultano documenti che denuncino l'acquisto di oro o materiali preziosi. Parlando di peso, la corona di Sant'Edoardo è nota per essere molto pesante. Per quanto si pensi che tutti i sovrani la usassero per la loro incoronazione, in realtà proprio per la sua scomodità, spesso rimaneva sull'altare accanto al sovrano come una santa reliquia, mentre sul suo capo ne veniva posata un'altra. Solo 6 monarchi furono effettivamente incoronati con la corona di Sant'Edoardo dai tempi della Restaurazione: Carlo II nel 1661, Giacomo II nel 1685, Guglielmo III nel 1689. Dopo di lui venne abbandonata per oltre 200 anni fino al 1911, quando venne ripresa da Giorgio V, che ne apportò alcune modifiche e riprese la tradizione. Dopo di lui la indossarono Giorgio VI nel 1937, Elisabetta II nel 1953 e prossimamente Carlo III nel 2023. Gli altri monarchi optarono per corone realizzate appositamente per l'occasione o altre corone appartenenti alla collezione reale, come la corona imperiale di Stato che vedremo più avanti. Il suo aspetto attuale è frutto di modifiche occorse negli anni.
Il globo, sormontato da una croce, fu un'aggiunta del 1685 per l'incoronazione di Guglielmo III. Mentre in vista del suo ritorno come corona protagonista nel 1911, vennero aggiunte in modo permanente 444 pietre tra preziose e semipreziose. I gioielli delle corone spesso venivano riciclati da modelli precedenti o affittati dai gioiellieri solo in occasione dell'incoronazione. Per questa volta appaiono svuotate e con il solo scheletro d'oro. Giorgio V acquistò in maniera definitiva le pietre per la corona di Sant'Edoardo, che non vennero mai più rimosse da allora. Nessun diamante però, per la maggior parte acque marine con l'aggiunta di topazi bianchi, tormaline, rubini, ametiste e zaffiri. La base venne rimodellata passando da un peso di 2,6 kg a 2,2 kg. Realizzata in oro massiccio, misura 30 cm di altezza e 60 di circonferenza. Lungo la base, quattro croci si alternano a quattro gigli. Questi ultimi, simbolo araldico della monarchia francese e che simboleggiavano forse le pretese inglesi sui domini francesi. Non è tra le più raffinate tra le corone, forgiate in un secolo in cui le tecniche orafe erano ancora piuttosto grezze, ma è l'esempio perfetto di come il valore storico spesso superi quello materiale. Ci sarebbe ancora molto da dire su questo gioiello. Ad esempio, sapevate che fu rubata da un abile furfante, ma che il re ne fu talmente divertito che gli concesse la grazia? Se vi interessa, ve lo posso raccontare in un prossimo video. Lo scettro con croce. È il primo dei due scettri realizzati nel 1661 ed utilizzati per tutte le incoronazioni successive. Lo scettro con croce si rifà ai bastoni pastorali e rappresenta il potere temporale del sovrano. Lungo 92 cm, sulla cima presenta un globo in ametista sormontato da una croce. Venne modificato nel 1910 in occasione dell'incoronazione di Giorgio V per accogliere il Callinan I, o Grande Stella d'Africa, un enorme diamante a forma di goccia che è tuttora il diamante in colore tagliato più grande del mondo. Ricavato insieme ad altri diamanti che vedremo in questo video, da un unico diamante grezzo dal peso di oltre mezzo chilo, scoperto in Sudafrica nel 1905. La struttura a cuore che sostiene il diamante è incernierata in modo che la pietra possa essere rimossa e indossata come una spilla appesa al Callinan II, incastonato invece nella corona di Stato imperiale. La regina Mary di Teck, grande appassionata di gioielli, l'indossava spesso in questo modo. Lo scettro con colomba. Il secondo scettro simboleggia l'autorità spirituale del monarca, con una colomba dalle ali spiegate posta sulla sommità che rappresenta lo Spirito Santo. Leggermente più lungo dello scettro con croce raggiunge 1,10 m. Durante la cerimonia di incoronazione, il monarca regge lo scettro con croce con la mano destra e lo scettro con la colomba con la sinistra, mentre durante la processione finale quest'ultimo viene sostituito dal globo. Alla regina consorte, quando presente, durante l'incoronazione vengono a sua volta presentate le regalie, tra cui una versione leggermente più piccola dello scettro con croce e dello scettro con colomba, nel suo caso raffigurata con le ali chiuse. Il globo del sovrano. Un globo sormontato da una croce fu utilizzato per la prima volta durante l'incoronazione di Enrico VIII nel 1509. Il modello attuale risale, come quasi tutte le regalie dell'incoronazione, al 1661. È costituito da un globo d'oro cavo dal diametro di 6,5 cm e pesante 1,2 kg, che in senso longitudinale è circondato da una fascia bordata di perle
mentre una mezza fascia corre lungo l'emisfero superiore. Su entrambe si alternano rubini, smeraldi e zaffiri circondati da diamanti. Sulla cima un globo di ametista sormontato da una croce. Il globo rappresenta la sovranità, con le tre sezioni in cui la sfera è divisa dalle due fasce che rappresentano i tre continenti conosciuti in epoca medievale: l'Europa, l'Africa e l'Asia. Anche del globo esiste una versione più piccola e adatta a mani femminili, realizzata nel 1669 per l'incoronazione della regina Maria II Stuart. L'anello del sovrano. Prima del 1831 i monarchi generalmente ricevevano un nuovo anello da indossare al quarto dito della mano destra che simboleggiava il loro matrimonio con la nazione e che per tradizione doveva sempre contenere un rubino. Diversamente dalle altre regalie, non faceva parte dei gioielli della corona, ma era di proprietà personale del sovrano. Questo, realizzato nel 1831 per Guglielmo IV, è composto da uno zaffiro ottagonale ricoperto da una croce di rubini e circondato da diamanti. Il disegno vuole richiamare la croce rossa di San Giorgio, bandiera dell'Inghilterra, sullo sfondo della croce di Sant'Andrea, bandiera della Scozia. Un po' come l'idea della Union Jack, che se vi ricordate vi ho esposto nel primo video di questa serie dedicata alle incoronazioni britanniche. Venne ereditato alla sua morte dalla moglie, la regina Adelaide, che a sua volta lo lasciò alla giovane Vittoria insieme al proprio anello, commissionato appositamente e per la prima volta per una regina consorte per la sua incoronazione. La regina Vittoria era troppo minuta per poter indossare l'anello dello zio e se ne fece realizzare una versione quasi identica su scala più piccola. Alla sua morte lasciò tutti e tre gli anelli in eredità al figlio Edoardo VII, che utilizzò per la propria incoronazione quella appartenuta a Guglielmo IV, una consuetudine perseguita dopo di lui da tutti i suoi successori, mentre le regine consorte utilizzarono da allora quella appartenuta alla regina Adelaide. Nel 1919 Giorgio V li depositò ufficialmente presso la Torre di Londra come parte dei gioielli della corona. La corona imperiale di Stato. È la corona più famosa, quella che eravamo abituati a vedere sul capo della regina Elisabetta II e che fu posta sulla sua bara insieme allo scettro e al globo il giorno del suo ultimo viaggio. Viene posta per la prima volta sulla testa del sovrano al termine della cerimonia di incoronazione, al momento di lasciare l'abbazia di Westminster. Sia perché è molto più leggera da indossare, sia perché in quanto santa reliquia di Edoardo il Confessore, tradizionalmente era conservata nel santuario dell'abbazia e mai doveva lasciare la chiesa. Anche se ora è conservata alla Torre di Londra, la tradizione rimane. Per lo stesso motivo è indossata solo una volta nella vita, mentre la corona imperiale di Stato è utilizzata in tutte le occasioni formali come l'annuale apertura del Parlamento. Nella storia si sono avvicendate diverse corone di Stato, circa 10 solamente nel periodo successivo alla Restaurazione. Alcuni sovrani decisero di farsi incoronare con la corona di Stato, mentre la scomoda corona di Sant'Edoardo rimaneva posata sull'altare. Da ricordare quella di Giorgio I risalente al 1714, che seppur con qualche modifica venne utilizzata da tutti i suoi successori fino al 1838, anno in cui la regina Vittoria si fece forgiare un nuovo modello appositamente per lei. L'attuale versione fu commissionata nel 1937 per l'incoronazione di Giorgio VI e si ispira proprio alla corona della regina Vittoria. E da questa prese la maggior parte dei gioielli che la compongono. Fu ulteriormente modificata per l'incoronazione della figlia, la regina Elisabetta II, che fece abbassare gli archi di circa 2,5 cm per conferirle una proporzione più femminile. Vi sono montate tra le pietre più preziose dei gioielli della corona,
alcune delle quali accompagnate da antiche leggende. Lo zaffiro di Sant'Edoardo. Lo stesso che dà il nome alla corona di Sant'Edoardo. Si racconta che non avendo con sé denaro da offrire a un mendicante, il re gli fece dono del suo anello su cui era incastonato uno zaffiro. Il mendicante si rivelò essere San Giovanni Evangelista, che in seguito restituì l'anello al legittimo proprietario. Secondo la leggenda, venne prelevato dalla sua tomba all'interno della cattedrale di Westminster in occasione della sua santificazione nel XII secolo. Il rubino del principe nero. La pietra ovale grande 5 cm, che in realtà è uno spinello, è ritenuto essere un regalo risalente alla seconda metà del 1300 fatto dal re di Castiglia al figlio di Edoardo III, l'allora principe di Galles, detto il principe nero, probabilmente dal colore dell'armatura che indossava. Le perle della regina Elisabetta I. Che fanno bella mostra di sé appesa all'incrocio degli archi della corona. Si narra che prima di lei erano appartenute ad altre due grandi regine, Caterina de' Medici, che le ebbe in dono in occasione delle sue nozze dallo zio Papa Clemente VII. Quest'ultima le regalò la nuora Maria Stuart, che aveva sposato il figlio primogenito. La giovane purtroppo rimase vedova in fretta e portò le perle con sé quando fece ritorno in Scozia. Da lei pare che le acquistò durante i suoi anni di prigionia la regina Elisabetta I. Tuttavia gli storici lo ritengono improbabile e almeno una se non due delle perle risalgono con certezza al 1800. Lo zaffiro degli Stuart. Trasportato oltre la Manica da re Giacomo II quando fu costretto a fuggire dall'Inghilterra, fu acquistato da un mercante e venduto a Giorgio IV, convinto si trattasse dell'originale. Era incastonato nella parte anteriore della corona di Stato realizzata per l'incoronazione della regina Vittoria. E infine il Callinan II, o Seconda Stella d'Africa, ricavato dallo stesso enorme diamante grezzo da cui si intagliarono, tra gli altri, l'enorme diamante a forma di goccia incastonato nello scettro con croce di cui abbiamo parlato prima. Tra le pietre principali è la più recente, utilizzata per la prima volta proprio per questa corona. Tagliata a forma di cuscino, è incastonata sotto al rubino del principe nero. Questi sono i gioielli che più di tutti esprimono il potere del sovrano e che ricoprono un ruolo predominante durante il momento dell'investitura. L'onore di portare le regalie dell'incoronazione spetta ai membri più importanti della monarchia britannica. Le potremmo ammirare trasportate sopra dei cuscini durante la fase della processione in cui il sovrano farà il suo ingresso all'abbazia di Westminster. Tuttavia, di alcune nel tempo si è perso il significato originale e rimarranno deposte accanto all'altare per tutto il corso della cerimonia. Altre verranno fisicamente presentate al sovrano e, tornando un po' indietro, ve le illustrerò in quello che dovrebbe essere il loro ordine di apparizione. L'ampolla e il cucchiaio. Il primo oggetto a fare la sua comparsa sulla scena è l'ampolla contenente l'olio sacro con cui verrà unto il sovrano. Alta 20,5 cm, si tratta di un vaso cavo a forma di aquila dalle ali spiegate, da cui l'olio fuoriesce da un foro posizionato nel becco. Secondo una leggenda che risale al 1100, la Vergine Maria apparve all'allora arcivescovo di Canterbury e gli regalò un'ampolla con dell'olio per ungere re inglesi. Il cimelio originale era una piccola fiala in pietra, a volte portata al collo come ciondolo dei re, altrimenti conservata all'interno di un reliquiario all'abbazia di Westminster. Non è chiaro però come mai l'ampolla assunse la forma di un'aquila quando nel 1661 venne realizzata ex novo per sostituire quella andata distrutta durante il protettorato di Cromwell.
Insieme all'ampolla fa coppia il cucchiaio in cui l'olio viene versato. In assoluto l'oggetto più antico di tutti i gioielli della corona. Sopravvissuto alla distruzione imposta da Cromwell, risale alla fine del XII secolo. In origine, forse, era utilizzato per mescolare l'acqua e il vino. È registrato sia stato utilizzato per la prima volta per ungere un monarca all'incoronazione di Giacomo I nel 1603. Lungo la mezzeria vi è una cresta che divide in due la conca, dove l'arcivescovo intinge due dita per facilitarsi nel compito di prelevare l'olio ed eliminare l'eccesso. In termini di importanza religiosa, gli oggetti dell'unzione sono secondi solo alla corona di Sant'Edoardo. Gli speroni. Realizzati in oro massiccio, ornato con motivi floreali, con cinghie in velluto cremisi ricamate con fili dorati. Affondano la loro origine nelle antiche cerimonie di investitura dei cavalieri e come tali rappresentano il ruolo del sovrano come capo delle forze armate. La spada. Che riflette il ruolo del monarca come capo delle forze armate e difensore del regno. Cinque sono le spade facente parte dei gioielli della corona, di cui due vengono presentate al sovrano durante l'incoronazione, mentre le altre tre rimangono posate accanto all'altare. La spada di Stato. Una grande spada a due mani risalente al 1678 che viene portata davanti al monarca anche alle annuali aperture statali del Parlamento. Nell'elsa si riconoscono il leone, simbolo dell'Inghilterra, e l'unicorno della Scozia. La spada dell'offerta. L'unica con dimensioni che consentono di essere effettivamente impugnata dal sovrano durante la cerimonia. Commissionata, come molti altri gioielli che già abbiamo visto, da Giorgio IV per la sua stravagante incoronazione. Ha una lama in acciaio di Damasco impreziosita da più di 3.000 diamanti e altre gemme disposte a formare rose, cardi, quadrifogli, foglie di quercia e ghiande, simboli del Regno Unito. Giorgio pagò di tasca sua più di 5.000 sterline per questa spada. Un cambiamento radicale rispetto alle austere spade da 2 sterline usate dai suoi predecessori. Rimase di proprietà personale della famiglia reale fino al 1903, quando fu depositata presso i gioielli della corona ed è stata da allora utilizzata per ogni incoronazione dal 1911. Le altre tre sono la spada della misericordia, una spada dalla lama smussata che rappresenta appunto la misericordia, la spada della giustizia temporale e la spada della giustizia spirituale. I bracciali. Una coppia di bracciali d'oro di derivazione medievale chiamati armils, simbolo di sincerità e saggezza. Quelli di Elisabetta II, semplici e foderati di velluto cremisi, furono realizzati appositamente per la sua incoronazione del 1953. Nel punto di chiusura presentano una rosa Tudor, mentre lungo il bordo il profilo della regina. Quelli precedenti e utilizzati dai suoi predecessori risalgono al 1661 ed erano smaltati con simboli dell'Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. Questi sono solo alcuni dei gioielli appartenenti alla corona. Un tempo un suntuoso banchetto si teneva presso la Westminster Hall al termine della cerimonia e tutte le stoviglie utilizzate erano dei capolavori di artigianato in oro massiccio. Si possono ammirare presso la Torre di Londra, insieme a scettri, bastoni, mazze e altre corone, dei quali, se volete, potrò parlarvi in futuro. Con questo video si conclude la serie originariamente concepita in vista dell'incoronazione di Carlo III,
Ma se dopo il 6 maggio usciranno altre curiosità interessanti o argomenti da approfondire, non escludo di estendere questa raccolta. Come alcuni di voi avranno magari visto sul post che ho lasciato sulla community qua su YouTube, domani 6 maggio ho intenzione di andare in diretta per vedere insieme la cerimonia di incoronazione. Non qui su YouTube purtroppo, ma su Instagram, perché essendo che, come spiego nel post, anch'io voglio godermela, magari ci saranno momenti di silenzio, preferisco per questa cosa un po' più improvvisata andare su una piattaforma diversa. Ma non preoccupatevi, me l'avete chiesto in tanti, farò comunque una live anche qui su YouTube, semplicemente non in diretta durante l'incoronazione, magari con calma settimana prossima, facendo sedimentare tutte le idee, decidiamo insieme un giorno e ne parliamo ben più che volentieri tutti insieme. Nel frattempo, God Save the King!